Noi facciamo il tifo per Andy Orton, ma subito! Attenzione! Arriva il broccolo all'angolo. Il Bronx Sasa. Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Noi siamo gli Amendola Brothers, ovvero Salvatore e Jonathan. E siamo qui ragazzi quest'oggi per una nuova puntata di WWE, la mia carriera. Main event. Quest'oggi il match di oggi sarà contro Baron Corbin. Mamma mia, contro... Ma chi è? Mo ci dirà, quindi non diciamo ma chi è, perché lo sappiamo che è una battuta la nostra. Comunque, dopo la settimana scorsa, andate a vedere lo scorso episodio che l'Authority ci ha dato un hardcore match. Ce la fai spoiler? Capitato. Io l'ho oscuro quello spoiler, lo vedete tra poco. Un hardcore match contro chi è stato? Rusev. Quindi vedremo oggi cosa succederà nella puntata. Che stai facendo? Interferenza a... Quindi faremo un'interferenza perché stiamo cercando di allearci con Randy Orton. Quindi Salvatore interferirà. Interferenza e intervista post match contro Big Show. Bersaglio. Ah, così è, però è come se facessimo la rivalità contro, esatto, Big Show, esatto. Non aiutiamo Randy Orton. Invece interferenza a metà match contro assistenza Randy Orton. Così capisci Randy Orton. Alleati con Bronx Sasa. E poi prima del match facciamo un promo, come sempre, autopromozione. Mamma mia, queste autopromozioni di Bronx Sasa sono famose ormai. Wow, amici sportivi, benvenuti e ben ritrovati a questa nuova puntata di WWE Main Event. Siamo quest'oggi qui con Michele Bosa e Luca Ferrari. Ah no, abbiamo sbagliato il nome. Siamo qui oggi a precisamente Greensboro. Dov'è? Greensboro. NC, che cos'è? Pirlo. Manuto, perché sei caduto in un imbuto? Siamo qui ragazzi quest'oggi per la nuova puntata di Main Event. Vediamo cosa farà Bronx Sasa, cosa succederà in questa puntata di Main Event Bronx Sasa. Nell'ontano 2005, quando iniziava una puntata di SmackDown, la prima cosa che si vedeva era Rey Mysterio uscire fuori. Che faceva invece, invece adesso nel 2017 inizia una puntata di WWE e c'è Bronx Sasa che con l'autopromozione. Che si atteggia. Ed eccolo che arriva sul ring. Sentite in un box stop che tu m'appartiene, sempre con la solita canzone di Gianni Celeste, il mitico tamarro neomelodico Bronx Sasa. Vediamo cosa ha da dire anche questo. Esatto. Vediamo cosa avrà da dirci, sempre con la sua bandana immancabile, con i capelli che escono fuori con la bandana. E quella è fatta apposta. Cominciamo con un micro di Dovinello. Quando i membri di Diodoti ci vogliono per cambiare una lampadina, non lo sa nessuno. Ci stanno ancora lavorando, lo so, non mi conviene. Ma che dice le bazzette? Non mi conviene prendere in giro, ma è l'unico modo che ho per attirare la loro attenzione. Sono il più forte del roster ed è arrivato il momento che mi faccia notare per quanto valgo. Sono un Adone, la mia attenzione è fonte di ispirazione di ogni generazione. Ho un gran cuore, ti mando in shock. Pronti al dolore, spacco tutto come il rock. Ma che è diventato un rapper? Stavo facendo la canzone. Sono una donna, la mia attenzione, fonte di ispirazione di ogni generazione. Ho un grande cuore, ti mando in shock. Pronti al dolore, spacco tutto come il rock. Sarò scritto con voi. Mi stavo guardando attorno e non sono affatto colpito da quello che ho visto. Questo dovrebbe essere il meglio che la WWE ha da offrire. È un insulto di autori che ha forse paura che la renda vulnerabile, distruggendo i suoi prediletti. Beh, se è così, allora sì che ha ragione. Grande Bronx Sasa. Dopo la canzone, però. Credo di aver dato davvero fastidio a The Authority. Con la barzelletta, sì. Di solito non ignorano la gente come me. Ah, ma chi vogliono prendere in giro? Quei due non riconoscerebbero il vero talento neanche se gli andassero a sbattere contro. Fidatevi, non sono proprio capaci. Che tristezza. Cosa deve fare una superstar ricca di talento per ottenere un match che vuole da queste parti? La WWE è malata, la diagnosi non è incoraggiante. La dottoressa Stephanie e l'infermiera Triple H sono in realtà ferite purulente due... Cioè, quando sa che riesce a dire queste parole? E per questo sono qui. Solo con la mia presenza atletica si potrà curare questa tremenda afflizione. E quando la febbre sarà passata, la WWE sarà cambiata per il meglio. Non è arrivato Triple H stavolta, incazzato.
Però Bronx ci ha regalato una sua perla oggi con la canzone. E con Brulente. Brulente. La barzelletta che ha capito solo lui. Vabbè, grande Bronx Sasha, ci ha fatto divertire come sempre. E adesso andiamo al match con una bella sorpresa. Ed eccolo qui, ritorna ancora sul ring con la sua musica Bronx Sasha. Ma che, attenzione, ma che cosa succede? Vedo una ragazza lì, una Bronx Sasha si porta una patatella sul ring. Signore e signori, quest'oggi il match sarà tra Bronx Sasha e Baron Corbin con l'aiuto di Sasina. Sasina la ciambellina, la patanellina. Bronx Sasha acchiappa patanelle pure grazie alla sua tamarraggine, ovviamente, ragazzi. Perché guarda come si sbatte, se non prende lui le patanelle chi le deve... Con caramella. Non era... No, caramella. Caramella. Carmella si chiama. Carmella. La patanella. Carmella è una bambola. No, Carmella è la patanella. Carmella la patanella. Infatti c'erano duelle. Carmella la patanella, a posto. Eccola, anche lei si sganisce, ci muoviamo. Non fatela arrabbiare a Carmella la patanella, perché... Esatto. Sono cavoli amari poi dopo. Però se sai, intanto non te l'ha calcolata proprio, si fa la sua entrata a tamarro. Però è buona, cioè è una bella ragazza. Molleggia sulle corde Bronx Sasha e lei si mette a bordo ring. Abbiamo... Ma i fuochi d'artificio, hai visto? Sono un bastidoso. Una passi all'improvviso. Attenzione! Sempre fuochi risale. D'artificio per lui. Sempre fuori tempo. Va bene. Perché secondo me quello dei fuochi d'artificio, se ascolta Gianni Celeste, sentite un botto e chi tocca faccio. Grande Bronx Sasha. Vediamo il suo avversario entrare adesso. Lui si sgranchisce i polsi e dice: non ti preoccupare Carmella la patanella, ti faccio vedere come si combatte. Ti fento io, Baron. Signore Corbin. E signori, il lupo solitario Baron Corbin. Corbin. Dove l'hai capito che si chiama lupo solitario? La luce non si accende. Signora, la luce. Baron Corbin non ha pagato la bolletta. Ho copiato l'entrata di Triple Mule. Esatto. Molto probabilmente. Soltanto ci ha aggiunto un russo. Anche se mi ricordo pure Kane un pochettino. E di Undertaker. Volete tutti quanti. Ha pezzottato un po' tutti i lottatori da WWE. L'appezzottatore. Con il gilet di pelle un po' come Bronx Sasha. Anche questo ha pezzottato. Da motociclista. Medi jeans. Medi jeans. Ah, giusto. Da motociclista. Lui ce l'ha come Undertaker. Esatto. Va bene. No. Il lupo solitario. Molto felice, molto sorridente Baron Corbin. Sembra Lucas. Perché è il mio collega di lavoro, vabbè, l'ho detta così. Dando lui entra molto velocemente. Ehi, dammi a Barea, Baron Corbin. Intanto ci sono io nel pubblico, guarda. Uguale. Bronzella dice: devo fare una bella figura, c'è la ragazza qua. Andremo a vedere come andrà il match. Intanto colpisce l'arbitro e pure tutti. L'arbitro è per fare il buffone con la guagliona. Bronx Sasha intanto inizia a sfumare di mazzate. Ma guarda negli occhi di squadra cosa gli sto facendo. Guarda, gli sto facendo le patatine in banana. Lo arrevoto come crossface. Sta facendo tutti i cibi. Che mossa è questo? Va un po' a casaccio Bronx Sasha, perché c'è la... c'è l'emozione della patanella a bordo ring. Cavici dietro la schiena. Oh! Bam, vola! Attenzione! Mi fa Baron Corbin. Mi fa volare. Bronx Sasha le sta subendo adesso. Infatti la ragazza si mette le mani nei capelli. Non vuole vedere domani come giochiamo io e lui. Perché poi si gioca. Come patanelliamo. Come esatto. E ora si è incazzato, dice: ma fa figure e cacca, andava a dire esce da capo. E infatti gli schiatta la capa. Gli schiatta la capa, Bronx Sasha. Sale all'angolo, attenzione, è di nuovo sulla testa, infierisce sulla testa. Baron Corbin le sta prendendo in questo momento da Bronx Sasha, che lo rialza, vediamo cosa gli combina. Irish Whip all'angolo. All'angolo. Attenzione. No, gira e rigira. Bam, ma ce l'ha proprio con la testa. Bam, accapate nell'angolo, questa fa ancora. Male. Ancora, Baron Corbin però è bello grande. Attenzione, bam, è schiena per terra. E scappa Baron Corbin, un bestione di quella maniera che si è big boot da parte scappa. Di Bronx Sasha. Ancora lo riprende Bronx Sasha, dice: basta, voglio una mini, guarda! Perché ha dato uno sguardo alla guagliona di Bronx Sasha. Si prepara, dice: che cosa ti vuole fare, una spia?
Una spia, che cazzo sta facendo? Bam! Due pugni in faccia proprio. Lo butta a terra. Si prepara. Bronx sa cosa vuole fare? Calci nello stomaco per lui e dice: no, in faccia no! Bam! Dice: prima fatti sotto e poi gli dà una bella ginocchiata in faccia. C'è la mossa speciale, Bronx sa ormai è pronto. Infatti fa un po' di allenamento vicino alle corde, poi una clothesline all'angolo. Lo alza, attenzione, siamo pronti. Eh sì, ragazzi, si dabba tutti insieme. Dab bomb! Bam! Oh, bam! E ancora lui, è ancora lui, Bronx Sasa. La dopo la dab bomb lo invita ad alzarsi, dice: vai, sosati! Sosati che devo fare bella figura con la mia ragazza, con la patanella. Vediamo cosa succede. Lui va verso le corde. Baron Corbin verso le corde. Attenzione! Non reazione! Non ci sta Baron Corbin. Suplex, a belly to belly. Dopo la dab bomb, Baron Corbin reagisce. Oh no, mossa di sottomissione. Meno male. Tocca le corde. Avevamo perso il match, ragazzi. Eravamo vicinissimi a perdere il match. Bronzata tocca le corde e si salva. Infatti pure la patanella fuori dice: meno male, ci è mancato poco. Ecco qua, attenzione, attenzione, Baron Corbin mi alza, alza Bronx Sasa. E ora mossa finale all'improvviso. Ah, you can see me, you can see me. È pronto per l'attitude adjustment. Attenzione, bam, bam. Morto Baron Corbin, è finita. Attitude adjustment 4-1, Asensio, è finita. 1, 2, 3, è finita. E vince, Bronx Sasa vince. Secondo me è stata la forza delle patanelle. La forza di caramella. Gli ha dato la forza la patanella. Come si chiama caramella? Come dici nei romani? Ma non lo so. Grande, vince, domina il match Bronx Sasa, dobbiamo dire. Eh sì, eh sì. Ha fatto una figuraccia. Infatti è proprio stesa a te, proprio morto. E la patanella applaude. Dice: grande Bronx Sasa. E lui: sì, stasera si vittimania con la ragazza. Stasera si patanella. Grande Bronx Sasa che esulta, pure la patanella salta. L'arbitro se ne va del basso. Oh! Vinci il match con la salute della testa in verde. Sorridente Triple H per la prima volta. Ma perché questo voleva imitare Eddie Guerrero. Di Authority per la prima volta ci fa un complimento. Grazie, dopo che vi ho fatto una. Esatto, vediamo cosa succede ancora nella puntata di oggi, perché c'è qualcosa che dovrà succedere. Sheamus vince contro Jaden Vieira. Esatto. Curtis Axel vince contro Brody Tyson. Ma Curtis Axel, ricordiamo, il nostro vincitore. Grandissimo Curtis Axel. Zack Ryder contro Cesaro, vince Zack Ryder. Jack Swagger contro Kevin Swagger. Owens. Swagger contro Kevin Owens. Mi dispiace per come si chiama? Ale Gamer, che Ale è fan di Kevin Owens. Aspetta. AJ Styles contro Stardust, noi diviamo AJ Styles. Big Show contro Randy Orton. Andiamo a vedere cosa succede in questo match. Ma cosa Big Show come so? Big Show c'ha la faccia proprio, dice: wey, di scelta capo a me! Non urlare, perché urli? Ed ecco, sta per iniziare il match tra Randy Orton e Big Show. Vediamo cosa succederà. Via, subito Big Show butta a terra Randy Orton con la sua prepotenza. Bam, povero Randy, povero Randy. Le inizia a prendere da Big Show. Noi facciamo il tifo per Randy Orton. Ma subito! Attenzione! Arriva il broccolo all'angolo. Bronx Sasa arriva in aiuto di Randy Orton. Bronx Sasa esulta per lui. Dice: vai Randy Orton. Randy Orton è lì adesso a picchiare Big Show. Big Show gli dà di santa ragione. Bronx Sasa infatti applaudisce. Rimane a bordo ring per dare un sostegno a Randy Orton. Vediamo cosa succederà. Randy Orton ci prova un pugno. Prova a prendere Big Show. Un altro pugno in faccia da parte di Randy Orton. Per il momento non ha bisogno del nostro aiuto. Attenzione! Big Show suplex. Aia. Inizia a prenderle Randy Orton. Bronx Sasa dice qualcosa al bersaglio, alla Big Show. Big Show prova a fargli una mossa di sottomissione a Randy Orton. Vediamo cosa succede. Aia, gli ha fatto male la spalla. Calcione per Big Show. Randy Orton ancora che soffre. Attenzione,
Lo sta facendo molto male Big Show, sta dominando il match per adesso al 52% contro l'11% di Randy Orton. Ancora calcione per Big Show. Gonzaga cerca di distrarre Big Show. Boom, clothesline, Randy Orton si riprende, calcione per lui, ci prova ancora e ci crede. E Bronx applaude, applaude il grande Randy Orton, ma inizia a prendere di nuovo. Aia, 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 povero Randy Orton. E sta prendendo malamente, ma interviene Bronx, sale sul ring. Che cosa vuole fare? Ma che cosa sta facendo Bronx? Gira in disimbalo per il più vicino. E ora è uscito di nuovo però. Perché aveva visto, secondo me, un Big Show troppo accanito. Tanto si sgranchisce Bronx, sa, vorrebbe entrare. Che cosa fa? Vuole litigare con l'arbitro. Intanto Randy Orton sta picchiando Big Show e sta riprendendo in mano il ring, il match. Le redini del match. Grande Randy Orton. Che cosa fa? Guarda l'avversario, gli dà una ginocchiata in testa. Che cosa sta succedendo? Ancora un calcio. Bronx guarda attento il match con attenzione. Randy Orton prende Big Show, lo butta a terra. È una mossa di sottomissione, attenzione. Gli gira la testa. Aia, il collo di Big Show. Ha subito davvero una mossa. Ma Big Show non ci sta, non ci sta. Mannaggia la pupazzola. Attenzione, Randy Orton infatti è molto più danneggiato di Big Show, come vogliamo dire. Ma ancora prova a riprendersi Randy Orton, ma niente, Big Show non ci sta, è troppo forte Big Show. Sarà difficile vincere per Randy Orton questo match da come si è messo. Ma lui ci prova. Reazione, attenzione. Calcione dietro al piede, ancora dom. Dietro la schiena, Randy Orton ci crede ancora. Ci crede ancora e passa in vantaggio, 97% per lui. C'ho quasi la mossa speciale. Vai, Randy, vai Randy Orton. Ci prova. No, gli ha contromossato la mossa speciale. Figlio di una grande sultana. Aia, spear per Big Show. Adesso c'è la mossa finale. Attenzione, perché se fa la chokeslam sono cavoli amari. Aia, mi sta facendo malissimo. Ribalta di nuovo il match Big Show. Sembrava tornato Randy Orton e invece no. Leg calcione per Big Show. Oh no, è pronto. No. Bomb. Attenzione. Che pugno. Non c'è più la chokeslam. No. Bronx sa. Grande. Viene espulso ma interrompe così lo schienamento e prova a far vincere Randy Orton. No, mi sta mandando via l'arbitro. Sta mandando via Bronx Sasa. Ci ha provato Bronx Sasa e ha aiutato Randy Orton. Infatti si ribalta. Vai Randy Orton, ha fatto il comeback. Vai Randy, vai Randy, sei tutti noi Randy. Ancora un pugno, ancora una clothesline per lui. Grande Randy. Mamma! Grandissimo Randy Orton! Randy Orton, grandissimo! E ora mossa speciale! Fuori dalle balle! No, che è DDT! Che cacchio sta combinando Randy Orton? DDT per lui! E ora mossa finale caricata! Aspettiamo solo l'archeo! Aspettiamo solo l'archeo! No, conteggio! Dove è il conteggio? Uno! Due! No! Per pochissimo! Non c'è! Non ci sta, non ci sta, non c'è, c'è. Ma c'è la mossa finale adesso Randy Orton e può vincere, si arrabbia come un matto. Guardatelo là, è pronto Randy. È pronto Randy, anche io. Anche io. È un conteggio, non ne può più. Uno, due, tre. Randy Orton vince. Randy Orton vince. Si ribalta il match grazie a Bronx Sasa che ha aiutato Randy Orton e ribalta il match. Randy Orton deve ringraziare Bronx Sasa. Esatto, ma proprio con ti porto un mazzo di fiori adesso. Esatto, forza. Randy Orton la vince contro Big Show dopo una grande RKO. E ora è pronto a mostrare i suoi muscoli Randy K.O. Time. La sua posa. Grande Randy Orton, grande vittoria per lui grazie all'aiuto di Bronx Sasa. Vediamo cosa succede. Randy Orton adesso infatti è molto molto amico di Bronx Sasa. E ora abbiamo un match finale, Finn Balor contro Dolph Ziggler. Vince Finn Balor. Vediamo cosa succede, se succederà qualcosa tra Randy Orton e Bronx Sasa.
Va bene, ragazzi, finisce così la puntata di quest'oggi. Grande, quindi prossimo match settimana prossima, cioè per settimana prossimo video della WWE ci sarà un nuovo match contro Rusev, ma vedremo, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Sì, dopo cosa. Che Brock ha aiutato Randy Orton a vincere quel match, chissà cosa succederà fra i due, se si creerà un'alleanza, vedremo. Oggi abbiamo visto Brock portare una patanella sul ring, quindi c'è stata una grossa novità e ha aiutato anche Randy Orton. Chissà la prossima volta cosa succederà. Come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione. Siamo anche su Ask Instagram, quindi ascoltateci e followateci. Siamo anche su Telegram, quindi telegrammateci. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte di Baron Corbin, Madonna, grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao a you!